Ciao ragazzi, benvenuti su Q&A, siamo qui con Christian. Ciao ragazzi, ciao Luca. Ciao Christian. Dunque, mi sono resa conto di non averlo mai amato. Come posso lasciarlo al meglio dopo 5 anni di relazione? Allora, questo è un caso che non è isolato, purtroppo, no? Ci sono diverse situazioni di uomini che stanno con donne o donne che stanno con uomini per un certo periodo e poi scoprono di non aver amato la persona. Ma questo sai perché? Perché ci sono queste benedette relazioni di convenienza, cioè io per non star da solo scelgo una persona che mi dice di sì in quel momento, ok? E quindi poi è ovvio che non si ama il partner, perché siamo partiti da una base sbagliata, dalla scarsità che molti uomini vivono soprattutto. E quindi poi si sceglie un partner che non è quello corretto. La cosa migliore da fare in questo momento inevitabilmente è quella di chiudere il rapporto e dire: guarda, mi sono reso conto che le emozioni che provo per te non sono più quelle dell'inizio e non sono tali da tenermi ancorata a te nei giorni, ok? Cioè è inutile che io viva una vita finta, perché il tempo è una risorsa che non torna indietro. Il tempo è una risorsa che va avanti e basta, non puoi farlo tornare indietro. Quindi bisogna fare molta attenzione a come si investe il proprio tempo e a chi lo si dedica, ok? E quindi chiudere il rapporto e tenere in considerazione la prossima volta che bisogna mettersi in una condizione di abbondanza e operare la giusta scelta, ok? Perché altrimenti si fanno le scelte basate sulla scarsità. Qui da Cristian e Luca per oggi è tutto. Grazie.